Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, video veramente bomba, sono felicissimo di fare questo contenuto perché oggi vi porto sul canale un metodo di guadagno reale, veramente molto molto interessante che ho avuto modo di provare io stesso in prima persona, che soprattutto veramente di semplicissimo utilizzo ed alla portata di tutti. Parlando di un metodo di guadagno che attueremo grazie all'utilizzo di Bybit, un exchange che tra l'altro vi ho portato qui sul canale già in precedenza. Tra l'altro è attiva anche una bella promo con cui potete guadagnare dei bonus extra, quindi se non l'avete visto vi lascio qui nelle schede tutto quanto. In ogni caso oggi vi parlo di un metodo veramente molto molto interessante con cui poter andare a guadagnare anche il 10-15% dell'importo, diciamo, investito. Ovviamente ragazzi, ci tengo a sottolinearlo, non è che adesso vedrete questo video e diventerete ricchi dell'oggi al domani. Soprattutto è un metodo estremamente semplice, ma che presenta delle limitazioni. Ma di cosa sto parlando? Restate sintonizzati perché vi spiego tutto quanto dentro il video. Iniziare però mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti al canale se non l'hai già fatto perché è completamente gratuito, però faresti tantissimo per me. Ricordo inoltre che ti lascio qui sotto in descrizione il link a tutti i miei social e nel caso volessi fare una piccola vacanza a Palermo, ti lascio anche il link della mia locazione turistica. Sigla e partiamo subito. Bene ragazzi, allora ci troviamo qui nella home page di Bybit. Vi ho già parlato dell'exchange, mi raccomando andate sulle schede se non sapete di cosa sto parlando, anche perché c'è una bellissima promo attiva per ora, quindi potreste fare un bel po' di soldini in più. Ma tornando al discorso principale, ovviamente ho già effettuato il login. Andiamo a vedere subito di cosa sto parlando per quanto riguarda questo metodo di guadagno tramite questo exchange. In sostanza, che cosa andiamo a fare? Cosa sfruttiamo per andare a guadagnare? Andiamo ad utilizzare la sezione peer-to-peer trading di Bybit. In cosa consiste questa sezione? In sostanza, il peer-to-peer, consiste nel mettere in comunicazione due utenti, quindi due utenti privati, e effettuare un processo di compravendita di determinate cripto senza pagare le fee. Ora starete dicendo va benissimo, ma quindi noi come ci guadagniamo? In sostanza andiamo a fare una sorta di arbitraggio per quanto riguarda stablecoin ed euro. Un po' meglio, prima di andare qui nella sezione di peer-to-peer, vi faccio vedere un'altra cosa che sicuramente vi farà capire un po' meglio di cosa sto parlando. Se andiamo qui su One Click Buy e andiamo per esempio ad acquistare 100 euro, ok? Se andiamo a fare questa roba qui, andiamo a pagare un USDT 0,94 euro, ok? Quindi tenete a mente questo valore perché è molto importante. Quindi 0,94 euro. Andiamo adesso sulla sezione peer-to-peer trading. Ah, c'ero già andato qui nell'altra scheda, vabbè, non è importante. Andiamo a selezionare la voce sell e andiamo chiaramente a cercare euro. Eccoci qua. Ora, come vedete, esempio, prima cosa che ho trovato così, questo utente che è disposto ad acquistare USDT, ok, quindi la moneta che abbiamo selezionato qua, al prezzo di 1,10 euro. Poi un'altra cosa importante da tenere in considerazione è che Massimo può acquistare 100 euro con metodo di pagamento Revolut. Ora ragazzi, se avete un attimo collegato le due cose, noi abbiamo la possibilità di acquistare USDT al prezzo di 0,94 euro e di rivenderli ad 1,10 euro. Ragazzi, non so se vi rendete conto che il fatto di avere questa differenza di prezzo di circa 16 centesimi, ragazzi, ben 16 centesimi per ogni singolo dollaro, implica il fatto che se vendete 100 euro di USDT, poi andrete a fare un guadagno netto di ben 16 euro. Parliamo praticamente del 16% di guadagno sulla cifra che avete, tra virgolette, investito, perché tra l'altro nemmeno si tratta di un vero e proprio investimento, si tratta di denaro liquido che avete sempre a disposizione nel vostro conto. Sono sicuro che qui tante persone diranno: sì, vabbè, può essere mai, ma funziona veramente? Ragazzi, funziona veramente e l'ho già provato addirittura più di una volta. Sono riuscito a fare praticamente quasi 45-50 euro con appena tre operazioni del genere e tra l'altro si tratta di un'operazione veramente semplicissima che richiede circa 10-15 minuti in totale.
Prima di andare a vedere come si vende in maniera pratica con il metodo del peer-to-peer, vi faccio vedere un attimo la cosa secondo me più sensata per andare a depositare all'interno di Bybit, perché in questo modo andiamo a minimizzare completamente i costi delle fee. Perché vi ricordo che se voi fate per esempio 16 euro di profitto, poi dovrete nuovamente caricare questi 100 euro all'interno dell'exchange. E magari dite, ma andiamo a spendere un sacco di fee. E invece no, ragazzi, perché se andiamo qui e andiamo su Fiat Deposit, abbiamo la possibilità, per esempio, di depositare 100 euro, utilizziamo bonifico SEPA, andiamo a pagare praticamente lo 0,19% oppure il minimo di 1 euro. In sostanza, se andate a depositare 100 euro con questo metodo, pagate appena 1 euro di fee. Utilizzate dei sistemi che offrono bonifici istantanei come Revolut, BBVA, verrà tutto praticamente nell'arco di pochi minuti. Non avete neppure la necessità di aspettare questi fantomatici 3 giorni per dover depositare nuovamente, e in sostanza, se fate 16 euro di profitto con quel metodo, andate a spendere appena 1 euro per il deposito, quindi ragazzi 15 euro di profitto netto per ogni operazione. Ma andiamo adesso a vedere come funziona effettivamente in modo pratico, passo per passo, il processo di vendita con il peer-to-peer. Breve, farò partire un video che avevo registrato qualche giorno fa, in cui vi faccio vedere proprio passo passo tutti gli step da fare, e vi faccio vedere effettivamente una compravendita con un altro utente. Commenterò piano piano tutto quello che succede. Allora, questa è la parte registrata in precedenza. Praticamente andiamo qui, andiamo direttamente su Sell USDT e selezioniamo tutto ciò che vogliamo effettivamente vendere. In questo caso c'era il limite a 100 euro e quindi selezioniamo il massimo 99,99 euro. Dobbiamo aggiungere il metodo di pagamento, quindi in questo caso vado ad aggiungere il mio account di Revolut, cerco Revolut qui, clicchiamo e poi è necessario andare ad aggiungere ovviamente il nome e il dettaglio del pagamento, quindi andiamo praticamente ad inserire il RevTag. Una volta completato tutto, torniamo finalmente sull'azione peer-to-peer, selezioniamo Revolut e andiamo a guardare ovviamente le note, quindi cioè che l'acquirente ci chiede, e clicchiamo su Sell. Una volta fatto tutto, arriviamo a questa schermata. In questo caso, ad esempio, il tizio qui nello specifico ci chiede di mandare il RevTag, quindi sarebbe il tag di Revolut. Andiamo ad inserire praticamente tutte queste informazioni all'interno della chat. Sostanzialmente aspettiamo che effettivamente ci venga fatta questa ricarica all'interno del nostro conto Revolut. In questo caso, ad esempio, non mi rispondeva e quindi ho detto: attenzione, ma succede qualcosa? Vediamo. Quindi gli ho scritto nuovamente, mi ha detto che l'accredito fosse stato fatto e mi ha chiesto di sbloccare il denaro. Tuttavia, c'era stato un piccolo problema con Revolut e non mi era stata effettivamente caricata tutta quanta la somma, quindi non tutti e 99,99 euro. E ovviamente glielo faccio presente, quindi vado a scrivere in chat proprio di questo problema. Dico: guarda, io purtroppo non ho ricevuto tutti quanti tutto ciò che mi serviva, ma soltanto una parte in sostanza. E successivamente gli vado anche ad inoltrare, ad inviare quindi uno screen ovviamente della mia situazione su Revolut, perché mi sembrava corretto appunto dimostrare ciò che stessi dicendo. Gli dico: guarda, la seconda operazione da 47,99 euro è stata praticamente rifiutata, e quindi ecco, insomma, gli mando questo screen proprio per fargli vedere che ciò che sto dicendo sia vero e che non lo volessi truffare. Il tizio si presenta effettivamente abbastanza gentile, vede lo screen e quindi praticamente va a farmi un'ulteriore ricarica da 47,99 euro, ed ecco qua. Ho visto che effettivamente fosse arrivata anche l'ultima parte della ricarica, quindi effettivamente avevo il mio conto Revolut con 99,99 euro come richiesto per la transazione peer-to-peer. A questo punto clicco direttamente su Release Now, seleziono che effettivamente ho ricevuto il denaro e clicco su Conferma. Vado ad aggiungere nuovamente il codice su Google, il codice di Google, e finalmente porto a buon fine questa compravendita di USDT, portandomi ovviamente ben 16 euro di profitto. Ok ragazzi, come avete visto, diciamo ovviamente bisogna comunque tenere d'occhio quello che succede durante questa compravendita, perché appunto potrebbero succedere cose come quelle che avete visto nella registrazione di poc'anzi.
Chiaramente è tutto regolamentato attraverso Bybit, tendenzialmente non ci sono grossi rischi, però ecco, è importante essere consapevoli di ciò che si fa perché insomma non si può mai sapere, potrebbe succedere sempre qualcosina. Altra cosa che ci tengo a specificare, con Revolut a volte, come avete visto tra l'altro nel video, succede che non sempre vadano a buon fine le ricariche che vi fanno. In quei casi io vi consiglio di premunirvi un secondo rep tag, quindi avete bisogno praticamente di un altro conto Revolut, magari non lo so, una sorella, un fratello, genitori, non lo so, quello che sia. Perché nell'eventualità ci dovessero essere problemi di quella tipologia, sicuramente avere un secondo conto Revolut da poter caricare può risolvere in maniera veramente molto semplice il problema e insomma così avete fatto tutto quanto senza troppe problematiche. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che si dice in giro che Revolut abbia una sorta di blocco per quanto riguarda le ricariche con Apple Pay, parliamo di blocco mensile, quindi una sorta di limite mensile, anche se io personalmente, anche andando a guardare nei vari limiti di Revolut, non ho trovato nulla a riguardo, nulla di ufficiale almeno. Quindi se sapete qualcosa in più lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti, che sicuramente può essere molto utile per qualche utente. E inoltre ci tengo a sottolineare il fatto che se andiamo a vedere, abbiamo la possibilità in realtà di andare ad ottimizzare questo processo di vendita tramite peer-to-peer, perché se andiamo a prendere in considerazione altre tipologie di metodi di pagamento, ad esempio Perfect Money, possiamo utilizzare PayPal, Apple, ci sono veramente tante tipologie di pagamento, come effettivamente ottimizzare questo processo che obiettivamente può essere molto interessante, soprattutto se fatto con cifre magari un po' più alte rispetto ai 100 euro standard, andare effettivamente a lavorare con cifre anche ben più grosse. Non so, guardate qui ad esempio con Perfect Money, è vero che ad esempio il prezzo è nettamente più basso, quindi andremo a guadagnare solo il 2%. In questo caso dalla trattativa con il peer-to-peer, però ragazzi abbiamo la possibilità in questo caso per esempio di andare, di andare a utilizzare addirittura 10.000 euro. Ragazzi, non mi prendo nessuna responsabilità, addirittura qua sotto dà la possibilità di utilizzare fino a 46.500 euro. Capite bene che se andate a fare il 2% di una cifra del genere state guadagnando praticamente più di 900 euro. E ragazzi, insomma, è giusto per darvi l'idea, per farvi capire quali sono effettivamente le potenzialità di questo metodo. Ragazzi, io personalmente non vi posso dare consigli finanziari, quindi questo è chiaro, vi sto soltanto riportando la mia esperienza e credo che questo metodo possa veramente fare felici un bel po' di persone, perché magari anche investendo una cifra bassa non guadagnerete tantissimo, per carità, però insomma avete la possibilità di fare tranquillamente quelle 40, 50, 100, anche 200 euro extra ogni mese, in modo veramente molto molto semplice, che sicuramente male non fa. Signori, io direi che per il video di oggi è tutto. Io spero veramente che vi sia piaciuto, anche perché è stato un video un po' particolare, è stato un video anche un po' più complesso rispetto al solito da creare, però penso veramente che possa fare felici tanti di voi, che vi possa far guadagnare qualche soldino extra, magari da utilizzare per investire o insomma per i vostri acquisti in generale. Quindi mi auguro veramente che sia stato apprezzato. Fatemi sapere quindi che cosa ne pensate e per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima.